Una delle più grandi soddisfazioni nel realizzare un aeroplanino di carta è quella di vederlo planare a lungo, alla maggior distanza possibile. Per ottenere questo risultato è sufficiente che vi procuriate un foglio di carta colorata rettangolare e lo pieghiate secondo le istruzioni contenute in questo video. Per prima cosa posizionate la facciata bianca rivolta verso l'alto, poi piegate l'angolo in lato a destra verso il basso, quindi riapritelo e fate la stessa cosa con l'angolo sinistro. Avrete così ottenuto due diagonali che si incrociano. Ora piegate il foglio nel senso della larghezza all'altezza del punto di incrocio, quindi riaprite nuovamente il vostro foglio e modellate la piega verso il centro, seguendo le linee derivanti dalle pieghe. Otterrete così una punta triangolare di spessore doppio, i cui angoli esterni dovranno essere ripiegati verso l'alto e verso il centro. Ora non dovete far altro che voltare il foglio dove non si vedono le pieghe e piegarlo al centro nel senso della lunghezza. Riaprite il foglio, giratelo e piegate la punta verso il basso, fino alla mediana del rombo creato dalla piega degli angoli interni. Schiacciate per bene quest'ultima piega, girate il foglio e piegatelo a metà verso il centro. Preparate infine l'impugnatura piegando le ali vicino alla linea mediana.
Potete anche piegare le due estremità delle ali verso l'esterno. A questo punto il vostro aereo è pronto, in grado di planare il più lontano possibile.